Come tutte le grandi opere d'arte dei grandi pittori, l'ispirazione va alla primavera e non c'è niente da fare. Dietro la primavera chi si nasconde? La primavera! No, sono io. Buongiorno a tutti, benvenuti a Due Chiacchiere in Cucina. Buongiorno Sere, questa per te. Serena Codognola ovviamente. È lei, ma questa è l'erba, sono le erbe aromatiche del sì, tuo campo. Sì, hai visto come si sono risvegliate in questo così. Mese di primavera? Eh sì, così, dal dito al fatto, come si dice. Come si dice da così, te. Dal momento all'altro si risvegliano e ritrovano la loro vigorosità. Ma tu senti il friccicorio della primavera, senti il rinascere ovvio. Della natura. Allora, in realtà la primavera la patiamo un po' tutti perché siamo sempre mezzi addormentati, però diciamo che sì, sento l'energia e il profumo della primavera. Brava, vedo anche tanto entusiasmo in tutto questo. No, perché poi si parla tanto di primavera, sì. Però è vero che poi sì, si è stanchi. Qua. Spostati. E la cucina ci aiuta, ma cara infatti, Sere. Infatti. Allora, siccome noi pendiamo dalle tue labbra in questo momento, perché vogliamo sapere cosa ci preparerai oggi. Allora, oggi preparerò non una, ma due torte. E non dolci, tutte e due salate. Che bello, e poi le lanceremo. No, no, si mangia. No, però sono ovviamente. Delle ottime idee per iniziare ad aprire, oltre che il chakra della primavera, aprire le nostre porte ai nostri amici, fare qualcosa di scenografico, ma semplice e anche veloce, utilizzando insomma le temperature, perché in realtà non andremo a cuocere quasi nulla, okay. Ma utilizzeremo il freddo. Perfetto. Adesso allora, utilizziamo l'acqua per... Noi utilizziamo l'acqua adesso e vi lasciamo poca pubblicità come sempre. Tra poco Due Chiacchiere in Cucina. Per cominciare Due Chiacchiere in Cucina anche oggi, cosa fai? Ah, il profumo. Mi diletto a guardare i fiori dell'erba cipollina. Ma non so se vi è mai capitato, io non so se erano questi o altri fiori che io da piccolino staccavo la parte viola, ne succhiavo la radice che era dolce, forse sono quelli di campo no, in non realtà. Non so se vuoi provare adesso no. E fare una diapositiva. E poi mi stendo tutti con l'alito d'erba cipollina. Allora, mentre io vado lì a dire gli ingredienti, puoi dare tu il titolo della ricetta che prima non l'hai detto? Oh, sì, allora faremo una cheesecake salata con pomodorini e basilico. E quindi ho l'erba cipollina in mano. Vabbè, questo è un tocco. Intanto piccola nota tecnica, così prima degli ingredienti, botanica. Quando l'aromatica fa il fiore, va in semenza, si dice, quindi è dura, non è più utilizzabile. Se volete utilizzare, dovete tagliare tutte le aromatiche prima che fioriscano, perché diventa coriacea e non si può più utilizzare. Perfetto. E dopo questa meravigliosa lezione, Serena Codognola in mezzo nell'ambiente, in mezzo al prato, stupenda la botanica, adesso invece andiamo con gli ingredienti. Cheesecake, salata, pomodorini e basilico, cosa utilizzeremo? 100 grammi di grissini più 50 grammi sempre di grissini da tenere come decorazione, quindi 150 in tutto. 100 grammi di burro, 200 grammi di formaggio spalmabile, 35 grammi di parmigiano, la buccia di un lime, 6 foglie di basilico, 150 grammi di pomodorini, poi sale, pepe, olio extravergine di oliva. Questi sono gli ingredienti, ovviamente c'è il lime, c'è Serena, c'è il lime e non c'è niente da fare. Sì. Voglio dire, la tua firma anche oggi. Se c'è Serena, sotto sotto c'è lime. O lime o limone, comunque. O arancia. Sempre parte... Devo sperimentare con il pompelmo, eccetera. Non ho ancora sperimentato. Comunque, detto questo, andiamo avanti con la ricetta. Mi
come? Mi metto di qua, mi sono emozionata. Mi metto di qui tutti gli ingredienti e partiamo chiaramente, come per tutte le cheesecake che non necessitano cottura, si parte dalla base. La base è sempre fatta con un qualcosa che si possa sbriciolare, quindi se fosse dolce potrebbe essere biscotti, ma anche cereali. In questo caso è salata, ho utilizzato i grissini, che poi i grissini sono buonissimi da mangiare subito, ma a volte magari si sbriciolano anche da soli, perché noi, no, quando li mettiamo via non è che li trattiamo con grazia, a volte li mettiamo nelle nostre dispense e quindi già in automatico abbiamo un po' di grissino, diciamo, pronto per... Non è, però potete anche aprirlo e farvi tranquillamente la vostra torta ex novo. Poi c'è un'altra cosa che io vorrei suggerirti per quanto riguarda l'utilizzo dei grissini, che è fondamentale. Vedi, quando li apri, prova ad aprirli. Sì, posso aprirli così, cioè, metodo... C'è una cosa fondamentale da fare. Il grissino, per poter essere utilizzato pienamente, ha bisogno di essere... rubato. Guarda, avevo quasi un sospetto. Comunque, partiamo dalla frullatura dei grissini, non dalla frollatura, ma dalla frullatura. Quindi prendiamo la mia pialla qua. Non è una pialla, è un frullatore. È perché io mi diletto in bricolage e quindi mi piace a volte. Sei brava nel bricolage? Sì, dai, me la cavicchio. Cioè, non sei come le persone che dicono secondo adesso... Secondo mio padre no. Cioè, secondo mio padre no, perché lui è il re, lui è il king. Sì. Ma teme la sfida, la concorrenza in quel sì, caso. Sì, secondo lui non possiamo imparare nulla. Invece sia io che mia sorella siamo molto portate quando ci impegniamo. Sì. Allora, andiamo a prendere metà dei nostri grissini, li spezzettiamo e li andiamo a frullare. Nel frattempo, io l'ho già fatto, mi sono tirata avanti, dovete anche far sciogliere, scaldare, insomma liquefare il burro con il microonde o con un pentolino, insomma il microonde è la... Oppure... Aiuta. Sì. Allora, burro fuso, grissini, ma li metti insieme dentro il frullatore? No, prima frullo i grissini, poi dopo in una ciotola mi preparo la mia base, perché ci vado ad aggiungere, e qui entra in campo la nostra erba cipollina, ci vado ad aggiungere l'erba cipollina. Ok. Allora, mentre tu frulli, mi piaceva raccontarvi questa cosa, ovvero questa, la storia un po' dei grissini, perché i grissini sono veramente made in Italy fin dalla prima volta. E tra l'altro sono stati inventati per la famiglia reale italiana, quindi si parla dei Savoia. Allora, sono stati inventati a Torino, stiamo parlando del 600 più o meno, adesso ho anche la data precisa, 1679, ed erano stati creati come imbroglio, nel senso che siccome il piccolo Vittorio Amedeo II di Savoia non mangiava perché era inappetente, poi aveva la fatica a digerire la mollica del pane, cose varie, cosa hanno pensato? Di creare i grissini. Quindi questi grissini l'avrebbero facilitato nel mangiare, nel nutrirsi e quindi nel crescere in forza. Ecco, questa era la cosa. Quindi proprio o un trucchetto per far mangiare i bambini o in realtà un qualcosa di estremamente buono per aiutare la digestione. Cosa non si fa per le creature. È vero, è vero. Mentre per la mia creatura, per le vostre creature, l'erba cipollina, secondo me non tocca Sara, no scherzo. Però ci sta molto bene, mentre il basilico sarà protagonista a freddo sopra. Darà colore, darà profumo, darà sapore. Quindi andiamo a mettere un po' di erba cipollina nella nostra base. E i grissini di loro sono già saporiti. Chiaramente, se vi piace mangiare ancora più saporito, potete aggiungere sale e pepe. Io preferisco lasciarli al naturale. Ha un bellissimo gusto questi grissini. Metto il burro, quindi in alternativa potete usare l'olio extravergine di oliva. Chiaramente il burro ha una funzione qua. Cioè, nel senso, è perché poi dopo si diventa di nuovo solido mettendolo in frigo. Quindi con l'olio dovete cercare le proporzioni giuste, perché poi rischiate che questa base vi si sbriccioli. Quindi è vero, sì, si possono utilizzare delle alternative. Magari potete fare
Per i dolci potete utilizzare il burro di cocco, per il salato burro, non c'è, non c'è niente da fare. A volte ci sono alternative. Allora, io prendo la mia carta forno, sì? E vado a rivestire. Sì, faccio sempre il mio solito bricolage anche tra qua. L'altro, riguardo proprio all'invenzione dei grissini, no? Per Vittorio Amedeo II di Savoia, c'è anche tutta questa leggenda che ruota intorno alla bellissima reggia di Venaria Reale, la reggia di Savoia, considerata tra le più belle, poi tra l'altro di Savoia dove c'è il corridoio dello Juvar, insomma un posto meraviglioso. Aspetta che così, ecco, c'è anche la gorgiera, mi hai fatto. Visto che parli di questi... così, che si possa vedere un fantasma, il fantasma di un bambino che a cavallo, va a cavallo e che impugna questa spada infuocata, ma tanti considerano, credono che sia un grissino infuocato. Ah, proprio okay. Per quello, insomma, è proprio questa storia, questa leggenda, allora, legata. Comunque, andiamo a versare la base, sì? E poi impugneremo la base e la lanceremo. E correremo di notte. No, scherzo. Il nome dell'inventore dei grissini è Antonio Brunero, che era il cuoco reale. Infatti, cuoco della comunque casa Savoia. Riconosciamo che tantissime ricette sono nate nelle corti dei vari principi, re, insomma, regnanti, da questi cuochi che per lo più, insomma, erano italiani, possiamo dirlo. Italiani o francesi, ma importati da, dall'Italia, dalla De Medici, da Caterina De Medici. Insomma, dai, possiamo anche un attimo ogni tanto con umiltà. Ma dobbiamo riconoscere comunque... che insomma, la cultura del cibo in Italia ha delle origini molto antiche. Ma sai, in quegli anni lì poi il... Allora ragazzi, vi faccio vedere, secondo me la regia è meglio che mi inquadri da sopra, perché se la capovolgo ho paura. Ecco, andiamo a distribuire la nostra base. Adesso la base io dovrei metterla in frigo, la metto un attimo in freezer, proprio il tempo di preparare la crema. Un po' si rassoda. Ma tu l'hai tutta, come si dice, pressata, no? Sì, l'ho pressata, ma io adesso preparo la crema velocemente e poi vado a guarnirla, anche se non è fredda del tutto. L'importante è essere delicati. Okay. Ok. Allora, la storia del grissino è molto interessante, perché a parte l'aneddoto in sé, comunque il periodo storico in cui si colloca, ma c'è tutto un rituale anche nella preparazione dei grissini. Si considera che sia importante ricordare che ci vogliono 4 persone per preparare i grissini. Hanno 4 ruoli completamente diversi e fondamentali e concatenati l'uno all'altro. Allora, scusate i nomi, non so se li pronuncerò giusti, ma sarà così. Allora, lo stiror, il taglior, il coureur e il gavor. Allora, lo stirore stira l'impasto, il taglior, dopo che insomma l'impasto è stato manipolato, lo tagliava in pezzi di circa 3 cm, il coureur era la persona invece che deponeva questo impasto su una paletta strettissima e lunga, anche 4 metri, e poi c'era il quarto, il gavor, che era quello che estraeva i bastoni dal forno e li spezzava in due. Fantastico. E quindi creava tutti i pezzi di grissino. Pensate che, cioè, è bellissima questa cosa, sembra quasi un balletto, no? Quasi rituale. Bello. Un quartetto. Quartetto. Hai detto? Allora, adesso ho messo il mio formaggio spalmabile, ho messo il parmigiano o il grana, quello che avete in casa, sì, va benissimo, e la zest di lime, di limone, quello che avete in casa, sì, va benissimo. Arriva fin qua. Serve un po' per sempre dare profumo. Io qui non uso la colla di pesce, non uso la gelatina, non vado a solidificare con quello, utilizzo una quantità di formaggio spalmabile, insomma, che è bello solido, okay, e quindi non c'è bisogno di aggiungere la gelatina. Devo andare un attimo a incorporare per bene la mia crema e poi dopo vado a versarla sopra la base. Dovete lasciare la base 30 minuti in frigo oppure 10 minuti in freezer. Ah, ok. E poi anche il formaggio grana aiuta, no? Voglio dire, a dare quella struttura, ecco, alla molto crema. Simile, che ne so, un ripieno di un raviolo anche, eh?
anche se si mette la ricotta, ma si può fare tranquillamente anche con il formaggio spalmabile. Quindi questo tu lo consiglieresti anche come ripieno di raviolo, di cannelloni anche? Sì, 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 più un ripieno di un raviolo. Il cannellone magari dopo bisogna alleggerirlo magari con qualcosa. Io adesso sarei pronta, sì? Visto che abbiamo messo l'erba cipollina dappertutto, mettiamola, ce la metto anche qua. Sì, un pochino anche qua e poi dopo vi farò vedere che la metto sopra. Tanto abbiamo... Ecco, allora, il successo del grissino, la cosa che insomma fa parte ormai della nostra cultura, pensate quando si arriva nei ristoranti, oppure si fa un picnic, oppure negli antipasti o come aperitivo, insomma, anche per ricevere gli ospiti, così ci sono sempre, si possono fare di varie dimensioni, a vari gusti, quindi il grissino è diventato veramente un qualcosa di immancabile, sì, alle nostre tavole, ma la cosa che è importante è che uno è molto digeribile, anche perché è tostato, no? E quindi più digeribile, ed è facile da conservare, quindi questa cosa ne ha decretato il successo, proprio il fatto che il pane diventava duro, invece il grissino durava molto di più. Ma immaginatevelo nel brodo, tutte le volte, no, che si scioglie nel brodo, nelle zuppe, tutto il resto, quindi ha veramente mille utilizzi, e Serena ve ne sta mostrando un altro, perché effettivamente non... Nel brodo adesso mi hai dato un bel suggerimento che non ci avevo pensato. Bene, d'altra parte se parli di brodo, parli di Serena. Infatti. La cultrice. È come la zesta del limone. Allora, vado a... Allora, qui non l'abbiamo fatta riposare abbastanza, non lo ripeterò mai abbastanza, però noi stiamo delicati un pochino, mentre se l'abbiamo fatta riposare per il tempo corretto, possiamo anche fare pressare un pochino di più, senza paura. Qui devo andare un po' più con delicatezza. E poi vi consiglio, la base si può far riposare in freezer, ma la torta non si fa riposare in freezer, perché poi se congela, rilascia. Okay. Questa va fatta riposare in frigo tranquillamente. Cos'è per quanto questo tempo? Almeno un'oretta. Almeno un'oretta. E niente, mi aiuto un attimo con il coltellino per non sprecare niente, però insomma ecco, l'idea è quella proprio di andare a spalmare per bene il mio formaggio, perché qua si tratta alla fine di un antipasto con i grissini, il formaggio. Se volessimo essere ancora, cioè io l'ho fatto bello, primaverile, leggero. Si può anche condire di più, dici? Sì, aggiungere qualcosa, sì, di più. Magari che ne so, una fetta di prosciutto. Ecco, tu pensaci intanto, io voglio lasciarvi alle nostre eccellenze del territorio, al nostro piccolo angolo, per raccontarvi tante cose molto interessanti. Questa va in frigo per un'oretta e poi l'andremo a decorare, insomma, come deciderà Serena. Io vado con lei. Ci ritroviamo a parlare della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG e oggi conosciamo un'altra persona che fa parte di questo meraviglioso gruppo di lavoro, di esponenti presidenti di Proloco, possiamo dire? Sì, perché lei è presidente. Sì, io sono presidente. Magari però sbagliavo la carica. No, no. Che lavorano insieme per promuovere questo territorio meraviglioso da Conegliano Valdobbiadene e soprattutto questo Conegliano Valdobbiadene Prosecco, che è grande eccellenza nel vino. Buongiorno ad Arcangelo Marcon. Buongiorno. Presidente della Proloco di San Pietro di Feletto. Esatto. Mi raccomando, una L sola. Una L e mettiamo due T. E stavolta mettiamo la doppia. Per compensare. Allora, tra l'altro, la vostra mostra del vino sarà proprio a conclusione di questa rassegna, di questo evento diffuso, no? Esattamente, noi siamo la mostra che va a chiudere Primavera del Conegliano Valdobbiadene. Le 16 mostre, la nostra mostra sarà l'ultima. Ecco, quindi fissatevi la data, quando è? Noi siamo dal 25 maggio al 9 giugno prossimo, quindi siamo veramente agli sgoccioli per iniziare la nostra mostra. Perfetto, un grandissimo lavoro, perché effettivamente in ogni mostra si dà la possibilità di conoscere il vino, non solo ovviamente con il Valdobbiadene nel Prosecco, ma anche vari vini, no? li abbiamo scoperti anche insieme, dai rossi ai passiti, ma non solo il vino. Arcangelo, cosa c'è tutto intorno? Ma diciamo che noi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio, quindi le colline del Conegliano Valdobbiadene vantano anche il prestigioso Spiedo d'Alta Marca. Eccolo! Che noi cerchiamo di abbinarlo ai vini che abbiamo appunto nelle nostre mostre. Quindi
tutte le proloco che organizzano la mostra cercano di abbinare al meglio con la scelta professionale dei sommelier l'abbinamento vino a un piatto. Perfetto. Normalmente viene molto speso lo spiedo perché appunto è quello che ci caratterizza come zona. Eh beh, certo, ovviamente se determinati vini poi sono si sono valorizzati anche per l'abbinamento con le pietanze, con i gusti, con i profumi. E quindi ci saranno anche degli incontri monografici, quindi dedicati singolarmente a vari abbinamenti. Esattamente, noi avremmo ad esempio nel caso nostro la possibilità di fare 4 serate legandola ai formaggi, legandola ai salumi, perché appunto le collaborazioni artigianali con questi produttori di insaccati oppure di formaggi, abbinandole ai vini che abbiamo presenti in mostra, quindi dal Prosecco Superiore ai rossi, ai vari passiti. Il Conegliano, esatto. Tra l'altro la cosa molto bella in tutto questo è anche che c'è un territorio meraviglioso, un territorio patrimonio dell'UNESCO. Sì, dal 2019 siamo patrimonio dell'umanità. Quindi è un percorso effettivamente conoscitivo, sensoriale, accrescitivo mi verrebbe anche da dire, perché effettivamente è una bolla stupenda dal territorio alla gastronomia, al vino. Sì, le nostre colline ci caratterizzano proprio per questo. Difatti il mondo turistico che arrivano sul Conegliano Valdobbiadene, dal ciclismo alle passeggiate, alle bike, è un mondo veramente all'aria aperta e con la possibilità di degustare sia i vini che il cibo. Fantastico. Quindi, uno fa un po' fatica e poi c'ha il sollievo. Però ci prende la soddisfazione. Allora, riprendetemi un attimo questa scatola qui di fronte, vi prego, perché all'interno di questo progetto meraviglioso c'è anche il progetto dell'associazione Casa Maria Adelaide da Sacco, l'Onlus di Vidor. Vi dico solo, artisti speciali per vini speciali. Questa è la possibilità anche per gli addetti ai lavori di poterla dare una mano, averla e poi darla ai propri clienti. Meraviglioso. Vi ricordo, ingresso libero per tutti, da noi agli addetti ai lavori. Andate su primaveradelprosecco.it. Arcangelo Marconi, grazie mille e buon lavoro per il suo appuntamento. Grazie a voi, grazie. Grazie. Noi stiamo decorando già la cheesecake salata con pomodorini e basilico. Allora, per ricordare, la base è stata fatta con i grissini sbriciolati, il burro e l'erba cipollina. Fatela riposare un po', dopodiché aggiungete la crema. Mi ricordi la crema? Allora, la crema è fatta con formaggio spalmabile, parmigiano, zest di lime, sale, pepe e un po' di erba cipollina. Ok. E adesso invece andiamo a decorare. Adesso andiamo a decorare un pochino, insomma, chiaramente qui vi dovete un po' sbizzarrire. Allora, dicevo, un po' di grissini per decoro, eccola qua, e poi adesso andiamo a mettere i pomodorini. Ah, che bello! No, prima stavi anche dicendo, cioè questa qua è una versione, diciamo così, fresca, estiva, no? di questo piatto, intonato un po' alla stagione, però so si può fare anche in altri modi, oltre alla crema spalmabile, o cioè invece dei pomodorini e il basilico, dicevi anche un affettato, dei ciuffetti, no? Ma potrebbe sì, essere. Cioè nel senso, poi la personalizzate voi, sapete che la mia regola in cucina è che il cuoco, cioè siamo tutti cuochi perché andiamo un po' un attimo a personalizzare noi poi. Adesso andiamo a dare il tocco di colore e di profumo con un nostro basilico gentilmente offerto da Casa Bianchi. Oh, davvero? Sì. Oh, e andiamo, grazie Enrico. Così, grazie. Adesso mi è scappato un po' di olio, ma lo userò per ungere bene tutte le foglie. Quindi eccole qua, guarda, facciamo così. Lo so, ecco. Fa un bellissimo effetto. Lo così, so. Guarda che belle fogliolone, ragazzi. Non sicuro che non siano le foglie dell'albero di fronte, no, è basilico. Il profumo è di basilico.
Allora, Sera è bellissima. E soprattutto appetitosa. E grazie, che... grazie papà Bianchi. Grazie mille. Le bellissime foglie di basilico. Allora, noi vi la passiamo la parola ai sommelier per l'abbinamento col vino e poi torniamo con la seconda ricetta. Sono arrivata al momento del primo abbinamento vini e chi mi ritrovo qui? Lorena Ceolin, ben ritrovata. Carissima Serena, ciao, grazie. È un piacere ritrovarti e anche un piacere portarti la mia prima ricetta. Perché ho fatto un esperimento, ho fatto una cheesecake salata, quindi chiaramente una crema ai formaggi ma sotto una base di grissini, quindi belli croccanti, e sopra il pomodorino e il basilico. Buonissimo, immagino. E io ho pensato che potesse essere in qualche modo una merenda. E tu mi dici cheesecake salata, io però ti dico che in realtà la sensazione prevalente è la tendenza dolce. Quindi ho cercato, pensando proprio al momento in cui si poteva consumare anche questo piatto, a uno spumante. E in particolare a un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore dell'azienda Bisol. Quindi tendenza dolce e dall'altra parte questa spiccata acidità ed effervescenza che poi riscontreremo insieme. È bellissimo il perlage, come sempre, che si vede nel calice, queste catenelle di bollicine che risalgono verso la superficie e questo colore delicato, paglierino, molto accattivante. Pensa poi che questa sfumatura verde in qualche modo potrebbe anche ricordarmi quelle colline che oggi sono patrimonio dell'UNESCO e che sono state completamente create dal lavoro dei viticoltori. E sensazione olfattiva fragrante di fiori bianchi, di questa frutta polpa bianca, molto delicata ed elegante. Proviamo a assaggiarlo insieme. E la giusta morbidezza, perché questa è una tipologia extra dry. Sai cosa vuol dire extra dry? Con tante bollicine? No, vuol dire che comunque all'interno, pensa, c'è un residuo zuccherino che può essere compreso in un intervallo tra 12 e 17 grammi litro. Ecco, ho imparato cosa nuova, perché a me il vino piace degustarlo, le bollicine piacciono e quindi mi ero... Quindi fantastico, poi col mio vino pulisce bene la bocca e direi che è un abbinamento riuscito. Grazie. Continuiamo la puntata di oggi a tema torte salate, possiamo dire così? Ni, perché in realtà la prima torte era una... Torte cremose salate. Ah, è vero, però in realtà noi siamo abituati a pensare alla torta salata, no, con la pasta sfoglia, tutto il resto. In realtà queste sono diverse, perché la prima era una cheesecake con la base di grissini, burro. Così questa invece sarà una torta tramezzino. Quindi appassionati dei tramezzini, voi che mangereste solo quelli, io ne conosco, cioè alcuni li mangiano proprio con due mani, come se fosse qualcosa di sacro, adesso avete anche la torta di tramezzino, grazie alla nostra Scemo Randi, e quindi andiamo a vedere subito gli ingredienti che ci occorrono per prepararla. Allora, torta tramezzino con bresaola in questo caso. Allora, useremo 4 fette di pane per tramezzini, quindi il pane è proprio quello lungo da tramezzini. 125 g di bresaola, 150 g di yogurt greco e 250 g di ricotta di pecora, 2 uova sode, poi useremo anche noci, nocciole, semioleosi e quant'altro, erbe aromatiche fresche, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Questi sono gli ingredienti, io sono curioso, vado di là. Perché allora, io sono uno di quelli che vivrebbe di tramezzini. Intanto partiamo con tutto il ciotolame. Perché, ecco, perché devi vendere le ciotole? Sì, no, devo fare il gioco. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Praticamente dobbiamo preparare la farcitura del nostro tramezzino. È come se avessimo un tramezzino lunghissimo fatto a torta. Ma ok. Quindi fai farciture diverse? Farciture diverse per ogni strato, proprio come i tramezzi. Noi li chiamavamo a scuola. Il tramezzo. Mangiamo un tramezzo. Che poi adesso il mio marito architetto, un tramezzo, un'altra roba. È un muro, comunque, però vabbè. Molte volte mangiavamo delle cose che sembravano dei muri. Allora, io direi che già che sei qui, se tu sai già che cosa dire, però mentre parli puoi sbucciare le uova. Vabbè. Io nel frattempo vado ad incorporare, vuoi tagliere? No, faccio così.
che è sempre molto utile quando si sbucciano le uova, tenere questo. Bravissimo. Poi... Adesso vado un attimo ad unire le mie creme, cioè vado a formare la mia crema, diciamo, base. È vero che il tramezzino, di solito la maionese, noi in questo caso utilizziamo lo yogurt e la ricotta, quindi facciamo una cosa un po' più, diciamo, cremosa e leggera, perché deve assomigliare a una torta, no? Quindi abbiamo questa crema. Quindi va un po' a simulare la panna in quel caso. Sì, ok, dai, bella come immagine. Adesso andiamo a dividere la nostra crema in tre parti. Ma senti, potrebbe essere un'idea anche per una torta di compleanno, tipo la nostra Anna, qui, che non ama i dolci, ecco, proprio alla follia, a meno che non sia la torta tenerina. No, dico, basta che sia per un adulto, perché un bambino ci rimane male. Tutto. Beh, qua. Quello è vero, quello è vero. Cioè. Allora, andiamo a dividere la nostra torta e teniamo una parte un po' più abbondante di crema, scusate, andiamo a dividere la nostra crema, non la nostra torta. Teniamo una parte un po' più abbondante, diciamo, per la copertura. Sì. Allora, eccola qua. Andiamo a fare la nostra farcitura. Avremo la farcitura con l'uovo. Un uovo lo teniamo per decorare, un uovo lo andiamo a schiacciare con la forchetta qua dentro. Okay. Quindi eccolo qua. La farcitura con i semi oleaginosi e la frutta secca. Eccola qua. E mentre la bresaola l'andremo a mettere di qua e di là, perché la nostra è... Eccola qua. Eccola qua. E quindi io comincio a fare le mie farciture. Intanto partiamo dall'uovo. Mi sì. passi sale e pepe, poi non ti disturbo più. Va bene. Allora, eccoli qua. Lo scettro del potere. Allora, qui nell'uovo comunque ci si può mettere un po' di... Di olio anche. No, dico un'erba aromatica, cosa vuoi mai? Beh, con l'olio... Con l'uovo. Io ce l'ho su con l'olio in questo momento. No, un po' di timo? Un po' di timo, un po' di maggiorana. Maggiorana? Anche un po' di maggiorana. Ok, vado. Poi ci potresti mettere anche, non so, della menta. No, beh, aspetta, facciamo different flavor. Io adesso le dico tutte, tanto poi qualcosa ci azzeccherò, no? Facciamo diversi sapori per ogni strato. Ok, ecco. Questa è maggiorana. Sì. Mamma che bontà. Allora, parliamo delle noci un attimo, perché giusto per ricordare il grande... diciamo così, l'importanza delle noci all'interno della nostra alimentazione. Cioè, pensate, sì. mangiare due noci al giorno aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo, per esempio, cattivo l'LDL, questo. Quello cattivo, quello biscero, e contiene rame, zinco, fa benissimo, perché tra l'altro ha il 63% dei grassi che compone, insomma, di cui si compone, sono monoinsaturi, quindi oleico, linoleico, linolenico, archidonico, quindi benefici per la salute, pochissimi zuccheri e una buona dose di proteine. Tra l'altro, e poche calorie. È utilizzata tantissimo nella cosmesi e ha tantissima vitamina E e acido folico, e quindi poi omega 3 e tutto quanto. Però il noce ha anche un'altra... Dopo vado avanti, dimmi cosa stai facendo. Sto facendo che man mano che preparo le creme faccio gli strati, che così almeno mi tiro avanti e tengo il mio piano pulito. Quindi adesso sto mettendo la mia cremina fatta con l'uovo schiacciato, la maggiorana, sale e pepe e la base, che è sempre ricotta e yogurt greco. Quindi andiamo poi a mettere il nostro... Tac. Tac. E già fatto il secondo strato. Il primo. Sì, il primo, no. Il secondo strato intendevo il secondo giro di pane. No. Giro di boa. La cosa curiosa, sai qual è? Tu lo sai perché l'albero di noce era considerato l'albero delle streghe? Non lo so. Sai che c'erano, dicevano che... Anche le melanzane, cioè c'è un po' le streghe... Purtroppo, parecchia roba era sempre riconducibile alle streghe. Vabbè, che poi, tue insomma, storie, mi ricordo. Povero, già le streghe, comunque, anche lì avevamo parlato una volta, insomma, di tutta l'origine del considerare le streghe come tali. Comunque, in realtà, adesso sono curiosa cose. Di saperlo. Allora, siccome tutti i sabba, in molte fiabe, insomma, si dice l'albero di noce, le streghe e tutto il resto, per un motivo proprio, diciamo così, scientifico, perché la pianta di noce produce questa sostanza che si chiama juglandina. Allora, la juglandina viene secreta dalle radici e dalle foglie. Cosa succede? Che questa sostanza
nell'immediate vicinanze dell'albero va a uccidere le altre piante, che siano arbusti, che siano altre piante, che vogliono comunque occupare il posto del noce, quindi si fa un po' piazza pulita intorno. Ed ecco perché ovviamente si diceva intorno all'albero delle streghe non c'è vita, e quindi questa parte un po' tra virgolette desertica intorno all'albero della noce va portata un po' al nascere di queste leggende. Vado a creare quell'altra cremina che mi serve per il secondo strato. Quindi qui hai messo sempre ricotta e yogurt greco con i semi oleosi, sì, le noci, gli anacardi, un po' di frutta secca mista. Le noci, insomma, ne abbiamo parlato abbondantemente. Qua serve... non metto... No, la parte oleosa dopo. Okay. Adesso metto la... e vado a spalmarla. Quindi lascio a te di nuovo la parola. A sì, te. Io vi racconto un'altra cosa che mi aveva fatto incuriosire. Praticamente invece sul nocino, sai che insomma il nocino è il liquore che si trae dalle noci, buonissimo tra l'altro, e fa proprio casa il nocino fa campagna, mi piace un sacco, però anche lì c'è una leggenda, o comunque c'è una tradizione, ecco, chiamiamola così. Praticamente le noci che servono per preparare il nocino vanno raccolte ancora intrise di rugiada, cioè una fatica per farlo partendo da così. Allora, intrise di rugiada durante il solstizio d'estate, che se c'è un altro impegno lo devi assolutamente rimandare, proprio il 24 giugno, Fantastico. Ok, il giorno di San Giovanni. Perché? Perché praticamente era un passaggio speciale della terra, il giorno di San Giovanni, e quindi donava ai frutti proprietà esoteriche. E ovviamente non solo le noci, ma anche altre erbe o piante venivano colte in quel giorno ben allora, preciso. Allora, qui secondo me ci sta bene un po' di rosmarino. Quindi lo andiamo a tagliare fine, e pieno di antiossidanti, molto forte come gusto, quindi vado a dosarlo per bene, proprio vado a mettere un pochino di rosmarino. Quindi sono un po' una strega anch'io adesso, faccio le mie pozioni magiche mettendo le mie erbe. Mi piace, insomma, essere un po' una strega della poi, cucina. Se notate, no? Perché in realtà tutto questo va in un tramezzino unico, no? Perché ogni morso avrà tutti certo. questi gusti. Quindi quando voi lo fate, come sta facendo Serena, cercate di ovviamente bilanciare tutti questi gusti, che tutte le erbe stiano bene insieme, cioè non è che sono messe a caso, ho voglia di mettere questo. Quindi adesso Serena ha creato un equilibrio. Bravissimo, adesso dopo tanta cremosità vado a mettere la mia bresaola, quindi faccio proprio uno strato leggero di formaggio per farla aderire bene, guarda, potrei andare a fare l'imbianchino secondo me. No, chi è quello che mette giù il cemento? Il cementista? Sì, o il muratore? No, vabbè dai, non perdiamoci in cose che non comunque, ci riguardano. Comunque tanti talenti racchiusi in una sola persona, vedi? Allora, prendiamo metà della nostra bresaola e qui a voi la scelta. Siccome la bresaola comunque è morbida, gustosa, potete sia fare uno strato così, che poi si taglia e si riesce a tagliare senza problemi, oppure fare tutte striscioline. L'importante è che mi tenete metà bresaola per le decorazioni, perché non finisce qui. Arriviamo adesso a un punto dove andiamo a fare l'ultimo strato, andremo a ricoprire per bene con la crema che vi avevo detto di tenervi da parte. Quindi insomma di bresaola mettiamocene, eh? Sì, perché adesso non sempre essere tirchi. Ma secondo te se tu fai le striscioline, che ne so, tu dici per essere comodi quando lo tagli. Ma sì, però è morbida cose. La bresaola per quello. Infatti. Quindi. Ecco, e adesso finisco di spatolare. L'unica cosa, metto ancora un po' di sale e di pepe perché questi non li avevo conditi. Mentre le erbe aromatiche adesso mi serviranno proprio per la decorazione. Io vado avanti, eh? Tu vai avanti, sì. Che sto immaginando... di farmi qualche altra domanda per qualche altra variazione alla mia ricetta. No, perché siccome la tua mente è vulcanica, quindi mentre stai facendo, voi dovete sapere che mentre Serena prepara le ricette, durante la preparazione delle ricette a un certo punto dice ma potrei farla anche così. Infatti, e quindi tu sei veramente in continuo mi amano quelli che scrivono le ricette a due chiacchiere perché... magari quel giorno lì mi viene in mente di farla un po' diversa e quindi insomma no, cerco di essere... Anche mio marito comunque mi dice
la prima volta le ricette, cioè devi sempre cambiare, tu non fai mai una cosa sempre uguale. Beh, insomma, una dote anche quella. Assolutamente non è vero, il pane lo faccio sempre uguale. Vabbè, ma il pane è il pane, non è che, vabbè. Però il è importante, voi sbizzarritevi col condimento anche come... Adesso ho fatto un po' uno strato sopra, voglio fare un pochino lo strato di lato. Poi dopo ragazzi, se vi si sporca un pochino il piatto, cambiate piatto. Io dopo lo pulirò con un pezzettino di carta, quindi insomma... Però ecco, cerchiamo ecco di andare anche a fare i nostri bordi. Vedete proprio come si fa... con una torta, in questa casa è una nude cake, ecco. E poi c'è tutta la decorazione, ci vediamo dopo per la decorazione o ancora tempo? Non lo so, no, perché devi finire di intonacare, ok, quindi perfetto. Noi continuiamo con i lavori in casa, nel frattempo un po' di pubblicità. No, no, tu la devi proprio mangiare perché mi è venuta male. Ma come mi è venuta male? Cioè, che sono io? E che per fortuna è buona. Allora, adesso completiamo il nostro giardino tramezzino con le roselline di Bresaola. Andiamo a prendere la nostra fetta di Bresaola, ne tagliamo proprio un pezzettino così fino a metà e iniziamo ad arrotolarla su se stessa, cercando di creare i nostri fiorellini, eccoli qua. Però con cosa l'hai decorata finora? Che bellissimo, sembra un giardino. Le erbe aromatiche, poi, ecco adesso andiamo a mettere l'ovetto, eccolo qua. Le erbe aromatiche, i fiori dell'erba cipollina, che insomma abbiamo scoperto da Leo che sono edibili, perché no, tu non li ciucciavi. Non mi ricordo se erano quelli dell'erba cipollina o qualcos'altro. Ma secondo me sì, cosa vuoi... Cioè, non penso nell'orto che c'erano tante altre... No, comunque se vengono a dare l'erba cipollina, l'erba cipollina si può mangiare, quindi proprio di senso. Non vorrei dire una cosa per un'altra, ma va da senso. Adesso andiamo ad aggiungere la Bresaola ancora, facciamo 3-3 la decorazione, così che richiami anche tutti gli ingredienti che ci sono all'interno della nostra torta tramezzino. Ma sai che bello, vi immaginate? Cioè, mi dà l'idea di quelli, non picnic, quegli spuntini in giardino, no? Quelle pause pomeridiane, che ne so, con il tè, con del vino fresco anche che ci sta, insomma, su questi tavoli di metallo in giardino, bellissimo, molto... Mettiamo qualche noce che c'erano come richiamo, sì. E sai quando mangiavo sempre i tramezzini io, in viaggio di nozze? Siamo andati ad Antigua, sì. E siccome essendo colonia inglese alle 5 c'era sempre l'ora del tè, che e quindi mangiavamo un sacco di tramezzini, vabbè, bel ricordo anche di... Guardate che bella che è, non solo buona ma anche bella questa torta tramezzino con la Bresaola, adesso credo, come prima ho detto, un bicchiere di vino fresco, adesso vediamo cosa ci consiglia il nostro sommelier per quanto riguarda l'abbinamento. Io torno da Lorena con uno dei miei capolavori fatti a due chiacchiere in cucina. Capolavoro? Ma sì, perché è una cosa molto scenica. È una torta tramezzino, quindi ho rivisitato un attimo la cultura del tramezzino mettendoci dentro tanti condimenti, tra i quali anche la Bresaola. Ecco, tanti condimenti, mi piace tantissimo, perché io ho proprio interpretato questo abbinamento sulla base dell'aromaticità del tuo piatto e quindi volevo un vino che avesse una caratteristica importante, che è quella dell'intensità gusto-olfattiva. E la ritroviamo in questo moscato giallo, secco, prodotto dall'azienda Le Volpi, che appunto è prodotto con uva moscato giallo, un'uva aromatica e che quindi probabilmente ci regalerà a livello olfattivo tutta una serie di sfumature identificative che ci riportano all'uva di provenienza. Bellissimo, già lucente il suo colore. Proviamo a avvicinarlo al nostro naso ed effettivamente è un'esplosione di pesca, di rose bianche, di questo tocco anche agrumato, quasi di mandarino, molto invitante. Proviamo a assaggiarlo insieme. Interessante. Sì, bellissimo, perché comunque il sorso è proprio fatto da questa bella freschezza gustativa
da questa componente di intensità, di aromaticità in qualche modo ben presente, e dal finale leggermente sapido. Quindi un abbinamento che secondo me trova un equilibrio eccezionale. Tra l'altro siamo sui Colli Ugani, non l'ho detto, quindi ci troviamo nel territorio veneto e rientra quindi come vino che va a far parte della nostra guida, consultabile anche attraverso i dispositivi mobili, quindi scaricatevi l'app Vinezia. E quindi non state immobili, ma usate i dispositivi mobili e scaricate l'app. Grande. Beh, sere, brava. Grazie. Brava, brava, che belle idee, ma veramente, cioè, che colore, che stupore. Che primavera. Che primavera. Ma sai che con le mie erbe aromatiche poi io mi ispiro, anche perché poi avevamo degli ingredienti fantastici. Questi grissini che abbiamo un po' riutilizzato creativamente per fare la base della nostra cheesecake salata. E poi avevamo la bresaola, che la bresaola è buona da sola, ma in compagnia di un tramezzino farcito mamma è ancora mia, meglio. Veramente. Poi erbe quindi aromatiche, insomma, è tutto quello che è la fantasia da poter portare in tavola con la bella stagione, insomma, è in questi due piatti. Quindi grande sera, Serena Codognola, ovviamente la nostra Scemorandi, che torna domani, domani, io Due Chiacchiere in Cucina. Allora vi ricordo solo una cosa in velocità, andate a vedere il nostro sito 7goldtelepadova.tv, nella sezione Due Chiacchiere in Cucina trovate tutte le ricette, le puntate, i video, tutto quello che vi interessa per cucinare meravigliosamente con noi. Ciao a tutti. Bye bye.